Ciao a tutti i ragazzi che seguite i canali social dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Mi presento, perché forse non mi conoscete, sono Daniele Grassucci, sono uno dei fondatori di Scuola.net e oggi sono onorato di essere qui con Lucia Abbinante, che è la prima direttrice donna dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Quindi innanzitutto complimenti perché è anche un segno di cambiamento nel nostro paese, un segno di modernità. Grazie Daniele, ciao a tutti e a tutte. Ecco, come vedete siamo negli studi di ANG in radio. Tu hai un'agenda fittissima di cose da fare, un'agenda pienissima, e so che alcune di queste partono proprio da qui, da questo progetto. Sì, ANG in Radio, tra l'altro, è proprio la partenza di tutto. Infatti, è simbolica questa intervista che oggi, questo incontro che stiamo facendo proprio in questo studio, perché domani partirà il virtual tour di ANG in Radio, che è praticamente un appuntamento che stiamo aspettando da un po' di mesi, perché abbiamo 100 presidi radiofonici sparsi per tutta Italia. Quindi, finalmente, con questo virtual tour i ragazzi si possono incontrare, si potranno conoscere. In realtà, si sono già conosciuti meglio in queste ore perché hanno preparato delle trasmissioni collaborative, partecipative, quindi si sono un po' messi d'accordo e la scaletta l'hanno decisa loro. È una cosa meravigliosa perché abbiamo 100 ragazzi, abbiamo 100 esperienze radiofoniche sparse in tutta Italia grazie all'Agenzia Nazionale per i Giovani. Però noi sappiamo che non è l'unica cosa di cui l'agenzia si occupa, perché recentemente l'Unione Europea ha confermato il budget per il programma Erasmus+, ci sono 26 miliardi di euro da qui al 2027. Molti di questi soldi arriveranno in Italia, molti di questi programmi verranno gestiti direttamente dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Allora, per andare proprio nel concreto, perché i giovani hanno bisogno di concretezza, che opportunità può offrire l'Agenzia Nazionale per i Giovani grazie a questi programmi? Noi abbiamo Erasmus+, capitolo Youth, che è praticamente quel capitolo che attiva Quindi i da non giovani. Da non confondere. confondere col capitolo istruzione, perché spesso i giovani non conoscono anche le opportunità offerte dal capitolo Youth. Quindi ho già detto quale sarà, continuerà ad essere quello che è il nostro impegno, cioè avvicinare sempre più i giovani anche al capitolo Youth, oltre a quello dell'istruzione, che è importantissimo, perché il capitolo Youth invece guarda più all'attivazione giovanile, alla costruzione di una cittadinanza europea, al consolidamento di quelle che sono le competenze trasversali. E diciamo all'opportunità di fare l'Europa conoscendola, viaggiando in Europa, incontrando gli europei. Ecco, a proposito di incontrare gli europei, so che c'è un'iniziativa nuova, proprio di questi mesi, di quest'anno, che è dedicata ad una particolare fascia d'età, ai diciottenni. Sì, in realtà l'Erasmus+, diciamo, includerà il programma che è già attivo, che è il Discover EU, che è praticamente presente a quello che noi chiamavamo l'Interrail, l'opportunità di viaggiare in treno. La Commissione europea ti paga il biglietto, ma anche per fare delle esperienze di apprendimento in Europa. Cioè tu viaggi, visiti gli stati europei, ma fai anche delle esperienze per entrare proprio nella cultura europea, per provare a vivere l'Europa, non solo da turista, ovviamente. Ecco, allora possiamo, sono tantissime opportunità, ovviamente in pochi minuti non possiamo raccontarle tutte. Possiamo dare qualche riferimento a chi ci sta seguendo per capire come approfondire poi? Agenziagiovani.it è il primo riferimento, i nostri social, appunto Instagram e Facebook, anche Twitter per chi ce l'ha, e poi soprattutto noi saremo sempre più presenti sui territori, abbiamo le palestre di progettazione che sono un momento formativo molto importante di informazione sui programmi, ma soprattutto adesso anche attraverso gli Europeers, che è il network nuovissimo che abbiamo lanciato, diciamo, nella scorsa stagione, ma che adesso andrà sempre più consolidandosi, avremo questi, gli ambasciatori della mobilità che potranno parlare peer-to-peer ai giovani, oltre ovviamente a ANG in Radio, che svolge un compito egregio anche nell'informazione relativa ai programmi. Eh sì, assolutamente. Infatti è veramente bello essere qui, è veramente bello sapere che c'è un'agenzia dello Stato che in qualche modo si preoccupa dei giovani, che spesso sono dimenticati. Il Covid, se non, questa pandemia ha colpito soprattutto i giovani, anche se non se ne parla. Quindi, ragazzi, presto torneremo a viaggiare, presto torneremo a muoverci. Quindi, in attesa di quel momento, io non posso che consigliare, visto che sono qui in ANG, di appunto seguire i consigli di Lucia Abbinante e di informarsi su tutte quelle che sono le opportunità che vengono offerte da questo fantastico luogo. Grazie Daniele, a presto!